Salve a tutti amici lettori, oggi vi parlerò del quarto numero di Summer Stern, intitolato L'Isola dei Perduti, uscito in tutte le edicole italiane il 29 febbraio. Come per la precedente recensione, inizierò parlando molto brevemente dei disegni, i quali, questa volta curati da Ludovica Ceregatti, mi sono sembrati un po' una via di mezzo tra quelli del secondo e del terzo capitolo, con una predilezione per lo stile di Formisano, mostrando dei paesaggi dettagliati e molta espressività nelle facce dei nostri protagonisti. Per quanto riguarda la storia, devo dire che non mi è dispiaciuta, ma non è riuscita a spodestare Legione dal primo posto della mia personale classifica. Ho apprezzato moltissimo il personaggio di Padre Andreas, uomo di chiesa che ha visto la sua fede vacillare quando la terribile piaga della droga si è portata via la nipote Ethel. Questo capitolo marca la serietà e l'imminenza della guerra tra luce ed ombra, che nei primi numeri sembrava solo accennata, molto distante, quasi una psicosi dei nostri protagonisti. Qui invece, come anche per Legione, lo scontro sembra più vicino che mai. A rendere ancora più inquietante e preoccupante la situazione è il personaggio di Isobel, destinato ad avere un ruolo importante nel futuro del nostro Samuel. Complessivamente ritengo L'Isola dei Perduti un ottimo numero, che getta delle basi interessanti per lo sviluppo della serie e nel mentre racconta una storia molto coinvolgente. Vi consiglio di recuperare la lettura di questo volume se ancora non l'avete fatto. Se vi interessa sapere qualche mia considerazione un po' più specifica, gli spoiler iniziano tra 3, 2, 1. L'evoluzione psicologica di Padre Andreas mi è piaciuta molto, soprattutto perché egli mi sembra uno specchio sia di Samuel che soprattutto di Padre Duncan. Tutti hanno subito dei traumi e ognuno ha risposto in modo differente. Mentre la fede di Duncan è aumentata, la fede di Andre ha iniziato a vacillare e in quella crepa qualcosa si è insinuato. Un prete che rimane affascinato da una possessione, tanto da passare al nemico, da iniziare a idolatrare gli inferi. Per quanto è un'idea abbastanza semplice ed abusata, su di me fa sempre un certo effetto. Ho trovato molto interessante il personaggio di Isobel, rivale dei demoni ma non alleata di Samuel, il quale, insieme a Padre Duncan e a noi lettori, si interroga sulla sua natura, che sia essa un angelo? E se i demoni nascono dall'oscurità presente nell'uomo, lo stesso vale per gli angeli? Possono essi nascere dal profondo odio verso il male o dall'immensa luce insita di una persona? Non ci resta che aspettare i prossimi numeri per scoprirlo, a cominciare dalla fine della coscienza in uscita il 28 marzo. Mi raccomando, ditemi che cosa ne pensate. Io vi saluto. Ciao tigri!